Buongiorno, benvenuti in un nuovo vlog. Oggi è una giornata un po' bruttina, nel senso che sta piovigginando e quindi io oggi ne voglio approfittare per registrare un video e per fare un po' di cosine in casa. Se riesco oggi pomeriggio vorrei anche uscire per andare a prendere due cosine, adesso vediamo se riesco a fare tutto nella giornata di oggi. In realtà l'ultimo video che avete visto era quello dedicato all'armadio, sono andata a svuotare tutto l'armadio, la parte di cabina armadio, quella più piccolina, perché diventerà l'armadio nella cameretta. Tra l'altro ho già anche ordinato quello che manca per completarlo, però volevo andare a vedere due o tre cosine per rifinirlo, quindi vediamo se riesco ad andare oggi. Così faccio tutto nella giornata appunto di oggi senza poi perdere altri giorni. Ne approfitto anche perché, essendo una giornata un po' così nuvolosa con un po' di pioggia, che ci vuole, perché in queste ultime settimane ha fatto davvero tanto tanto caldo e non è mai scesa una goccia d'acqua, non facendo insomma il bagno in piscina, vorrei approfittare per fare un po' di cose in casa. Ora sono in camera da letto, devo ancora fare il letto e sono ancora in pigiama. In realtà questo non è un pigiama, questa è una maglia di Ste che io gli ho rubato, perché i miei pigiami iniziano ad andarmi un po' piccolini. Non ho ancora comprato dei pigiami un po' più grandi, quindi ieri ho preso la sua maglia che mi va da vestitino in realtà, come potete vedere. E quindi mi trucco, mi vesto e poi faccio il letto e do una pulita, insomma, generale a casa. Niente di che, però una passata generale la voglio dare. Così almeno sono a posto. Ora vado a cambiarmi e ne approfitto anche per farvi vedere come è cresciuta la pancettina in queste ultime settimane. Da davanti più di tanto ancora non si vede, nel senso, si vede che c'è un rigonfiamento, però uno potrebbe magari ancora non accorgersi se mi vede velocemente da davanti, ma di lato, eccola, adesso è uscita. Direi che adesso si vede decisamente di più rispetto al mese scorso, come ovviamente è giusto che sia. Vediamo cosa metto oggi, perché quasi quasi adesso mi metto qualcosa di comodo e poi mi cambio se decido di uscire nel pomeriggio. Tra l'altro, guardate che bello questo vestito che ho preso da Zara qualche settimana fa ed è perfetto anche per chi ha la panciotta in gravidanza, perché resta morbido sulla pancia e poi si va a chiudere in vita con questa cinturina. Ed è davvero molto molto carino a manica lunga, quindi perfetto magari per la sera se non fa caldissimo, per coprire insomma le spalle ed essere insomma un pochettino più coperte senza avere un giacchino. Alla fine ho deciso di vestirmi così per stare in casa, magliettina a manica corta e poi sempre lo stesso pantaloncino, perché è l'unico che ho morbido, che mi va bene, non mi stringe sulla pancia e quindi in casa sto mettendo sempre lui. Devo comprare dei pantaloncini morbidi da tenere in casa perché ne ho solo uno, che è appunto questo, gli altri invece sono tutti molto più stretti e iniziano a darmi fastidio, quindi preferisco avere qualcosina di più comodo. Magari oggi se esco vado anche a vedere se trovo dei pantaloncini freschi, così da appunto tenere in casa. Andiamo a fare il letto, così è una cosa fatta. Tra l'altro,
sono ormai mesi e mesi e mesi e mesi che noi non abbiamo ancora scelto le applique da mettere sulla testata del letto. Non so ancora cosa mettere, quindi alla fine mi sa che aspettiamo il letto nuovo che dovrebbe arrivare questa settimana in negozio, poi devono organizzarsi per potercelo portare, comodini compresi, perché come potete vedere sono attualmente diversi, quindi abbiamo preso anche i comodini da sostituire. Aspettiamo tutto e poi magari andrò anche ad ordinare le applique una volta che avrò il letto nuovo, anche se il letto arriverà prima rispetto ai comodini, quindi dobbiamo vedere se aspettare tutto e farcelo consegnare in un unico giorno oppure se farci portare prima il letto e poi i comodini. Vabbè, vedremo. Abbiamo mangiato, ci siamo fatti una piadina, adesso Ste è partito, è andato a Milano, tra l'altro stasera arriverà parecchio tardi perché poi hanno un white party questa sera, aperitivo, e poi fanno una cena e verrà tipo dopo la mezzanotte, anche verso l'una, l'una e mezza, considerando anche la strada da Milano a Brescia per arrivare. E quindi stasera sarò a casa da sola per cena. Stavo anche pensando magari di fermarmi dai miei, visto che viene a fare un giro con me anche mia mamma questo pomeriggio, così vado a vedere due o tre cosine. Alla fine mi sono organizzata e andiamo, però vediamo, invece magari poi alla fine vengo a casa. Abbiamo già riordinato la cucina, perché comunque anche se lui deve andare a lavoro ci aiutiamo sempre e non lasciamo mai la cucina in disordine dopo pranzo, quindi è già tutto sistemato. Adesso mi cambio, così con le pupette andiamo a fare un po' di shopping. Va bene, piccole? Moca, tu che dici? Sei pronta? Gioia? Sei pronta? Lei è sempre pronta. Pronta, mi sono cambiata. Questo è il look di oggi. Vestitino bello morbido, ampio, così non mi dà fastidio sulla pancia. Questo considerate che ce l'ho da tantissimi anni, quindi cioè riesco ancora a sfruttare la maggior parte dei vestiti che ho. Borsa tracolla, scarpine basse, così sono bella comoda. Vado e ci vediamo più tardi. Sono arrivata a casa adesso e sono le 9:10 di sera. Sono praticamente stata in giro poi tutto il pomeriggio. Ho fatto un po' di shopping, o meglio, in realtà ho preso soltanto le grucce per l'armadio e una cosina per la cameretta per completare l'armadio del baby. E nel frattempo, meno male che mi è successo a casa dei miei, si sono rotte le scarpine, quindi devo buttarle e voglio prenderne altre fatte così perché le sto usando tanto e le volevo prendere per portarle al mare la settimana prossima. Si sono rotte, meno male appunto che ero a casa e non in giro per negozio, altrimenti avrei dovuto proprio comprare le scarpe al momento perché è un po' scomodo andare in giro con la scarpina rotta, però vabbè, sono cose che capitano. Vi faccio vedere al volo quello che ho preso. Qui in realtà c'è un regalo per il baby che mi hanno fatto i miei. L'abbiamo visto insieme a mia mamma e mi ha detto te lo regalo io, quindi un regalino arrivato dai nonni. E queste sono le cose che invece ho preso all'IKEA, ovvero tre confezioni di grucce bianche, perché a casa nostra non bastano mai. Io le voglio tutte uguali e quindi man mano che mi servono torno sempre ad IKEA a prenderle. E queste sono davvero molto belle. Ma passiamo adesso
al regalino. Ci siamo follemente innamorati di questo body con i piedini a manica lunga, ma anziché essere un semplice body, sembra che sopra ci sia un cardigan con i tre bottoncini, ma in realtà è proprio attaccato con il collettino. Dietro ci sono tutti i bottoncini e lo adoro, mi piace tantissimo sia l'abbinamento del cardigan bianco con il body azzurro ed è di Le Bebè. Non avevo ancora comprato niente di questo brand, nonostante avessi già visto diverse cosine molto molto carine. Alla fine mi sono fatta tentare da lui ed è stato un regalo dei nonni. Non vedo l'ora di metterglielo. Abbiamo optato per la taglia 3 mesi, così riuscirà a sfruttarlo un pochettino di più rispetto alla taglia un mese che c'era, che mi sembrava particolarmente piccola e avrebbe messo davvero soltanto poche volte. Invece questo qui, anche se gli resta un pochettino più grande all'inizio, almeno lo sfrutterà un pochettino di più. Non vedo l'ora di iniziare a mettere tutti i vestitini, quelle poche cose che abbiamo preso già per lui nell'armadio che andremo poi a montare, penso, nelle prossime settimane. Come vi ho detto, stamattina abbiamo completato, diciamo, l'armadio per la cameretta, perché l'idea iniziale era quella di utilizzare la parte di cabina armadio, diciamo di ste, quella che utilizzava lui, spostarla nella cameretta e cambiare un po' la disposizione, però tenere quella struttura. Così abbiamo fatto, ma abbiamo aggiunto qualcosina, cambiato due o tre cose, quindi alla fine ho dovuto comunque fare un ordine per completare il tutto. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare più o meno la consegna stimata nel fine settimana, e quindi poi io penso che dalla settimana prossima, tempo permettendo di mio papà, lo chiamo per darci una mano e per spostare l'armadio nell'altra stanza, per svuotare lo studio da tutte le cose che ci sono e iniziare a portare, insomma, l'armadio, che è la cosa più impegnativa. Poi per il resto tutte le altre cose invece, come il fasciatoio, lo devo ancora comprare, però vabbè, con calma. Adesso voglio distendermi un attimo sul letto, però prima faccio una doccia, tanto la serata è lunga perché Ste appunto è a Milano. L'idea è quella di aspettare, vediamo se riesco a resistere fino all'una, all'una e 30, quindi ho proprio il tempo per coccolarmi con calma, fare una bella doccia, mettermi tutti i miei prodotti, poi mettermi a letto e magari guardare anche un film intanto che lo aspetto, e poi vediamo se lo sento, perché altra novità della settimana, abbiamo iniziato a sentirlo, o meglio, ieri per la prima volta sia io che Ste abbiamo sentito un movimento chiaro e bello definito. Ieri mattina mi sono svegliata, percepivo qualcosa, ho appoggiato la mano ed effettivamente ho avuto la conferma, il piccolo si sta facendo sentire, e ho preso la mano di Ste, l'ho appoggiata sulla pancia e anche lui si è proprio accorto, ha sentito il movimento, e è un'emozione davvero bellissima, strana ma molto molto bella. Cioè, se penso a quello che il corpo di una donna riesce a fare, comunque, cioè, è assurdo, davvero assurdo, proprio creare una nuova vita. Cioè, se vi fermate a pensarci, cioè, è qualcosa davvero di pazzesco, ed è stato super emozionante, insomma, sentirlo, anche se nelle settimane precedenti percepivo qualcosa, cioè ogni tanto vengono definite bollicine. Io dicevo: cosa sono queste bollicine? Però effettivamente si sente un gorgoglio, diciamo così, nella pancia, ma non chiaro. Invece in questi giorni, insomma, ha iniziato a farsi sentire più chiaramente. Non so se siano gambine, le braccia, non so cosa sia. Sono certa però che è lui, perché questi movimenti non li ho mai sentiti in tutta la mia vita, quindi sicuramente è lui. Adesso volo in doccia, poi mi metto il pigiama e vediamo che film guardare questa sera. Mi sono appena messa a letto, doccia fatta, adesso vedo cosa guardare. E guardate un po' chi c'è qui. Gioia con un sasso e Mocha, pronte anche loro per andare a nanna. Vediamo se trovo qualcosa di carino da guardare questa sera. Non so se continuare la serie TV che sto guardando da sola,
o se iniziare un film, anche perché sono le 23:21, quindi è anche abbastanza tardi forse per iniziare un film. Comunque sapete che oggi, cioè adesso, stasera non l'ho più sentito, non mi sono concentrata più di tanto perché mi sono appena messa a letto, però non ho ancora sentito alcun movimento, quindi o sta dormendo, perché no, non sento niente. Probabilmente perché adesso sta dormendo anche lui, però se mi muovo durante il giorno in realtà non lo sento, anche perché ha appena iniziato a farsi sentire, quindi i suoi movimenti sono molto delicati e leggeri e li percepisco soltanto se sono o seduta o quando mi metto a letto la sera oppure il mattino. Nulla, adesso vedo cosa guardare in TV, perché alla fine non so se continuare la mia serie, ma penso che alla fine farò così, perché si è fatto tardi, alla fine tra una cosa e l'altra. Ho rimesso la maglia di Ste come pigiama, perché alla fine oggi non ci ho pensato, non sono andata a vedere per qualche vestito per me. Non, sono entrata per prendere le due cose che avevo in mente di prendere, le ho prese. Punto per l'armadio, e al resto non ho proprio pensato. Magari rimedierò nei prossimi giorni, anche con qualche acquisto online. Tra l'altro, non ve l'ho detto, ma la settimana scorsa alla fine abbiamo fatto la morfologica. È andato tutto benissimo, è stata emozionante, però per me non è stata un'ecografia tanto diversa dalle altre. Un po' più lunga, sì, ma anche le altre io le vedo, le trovo molto belle. Poi il mio ginecologo mi fa sempre sia l'eco normale che anche in 3D, quindi me lo fa vedere sempre anche in 3D. Sono sempre molto accurate, anche quelle che mi fa normalmente, e quindi grandissime differenze con la morfologica non le ho viste. Mi aspettavo, non so, qualcosa in più forse, perché tante mi hanno detto: vedrai, la morfologica è l'ecografia più emozionante. È stata bella, perché è stata assolutamente bella, però nulla togliere alle altre, quindi non è che mi ha delusa, assolutamente, però niente di più rispetto alle altre, se non appunto più lunga. Abbiamo visto tutto: le gambine, le braccia, la testina, gli occhietti. Ci ha proprio descritto bene bene tutto, ovviamente. Però le fa molto approfondite anche quando andiamo a fare le altre eco. E quindi insomma non ho visto grandi differenze. Vi aggiorno anche qui su questo aspetto, qui su YouTube, perché su Instagram, se non mi seguite, vi lascio il mio nickname. Su Instagram lo faccio quotidianamente, quindi vi racconto bene tutti i giorni un po' il percorso che è della gravidanza e se ci sono delle novità, se percepisco qualcosa, eccetera. Qui su YouTube, facendo video con meno frequenza, quindi non giornalmente, cerco poi di racchiudere tutto all'interno di un blog quando lo registro, come in questo caso. Io spero di avervi tenuto come sempre compagnia. Voi ne avete tenuta un sacco a me, perché poi più che altro questa sera ero a casa da sola, quindi mi ha fatto molto piacere chiacchierare con voi. Se il video vi è piaciuto, fatemelo sapere con un pollicino in su. Un bacione e a presto. Ciao ragazzi!